In regione questa mattina seduta straordinaria del Consiglio sul rischio infiltrazioni mafiose. In aula è stato votato un documento per contrastare la criminalità organizzata e di solidarietà nei confronti del procuratore di Reggio Calabria, Pignatone, minacciato dall''Ndrangheta. In Lombardia alla malavita organizzata sono stati sequestrati 700 beni, fra cui 170 aziende, beni poi assegnati ai comuni. Questi alcuni dei dati più significativi diffusi in Consiglio regionale durante la seduta straordinaria sulle infiltrazioni mafiose. Al termine, poco fa, è stato approvato un documento unitario. Gli arresti di luglio sono degli arresti pesanti per una regione come la Lombardia, sia per quanto riguarda il tessuto economico, sia per quanto riguarda la regione Lombardia, in particolare le aziende sanitarie. La seduta è stata chiesta dalle opposizioni di centro-sinistra per sensibilizzare le forze politiche e l'opinione pubblica sul rischio criminalità in vista soprattutto dell'Expo. C'è una legge regionale per combattere le infiltrazioni mafiose. Ci siamo dati circa 30 giorni di tempo per predisporre il testo e vogliamo portarlo immediatamente in seconda commissione per calendarizzarlo al più presto qui in aula, perché credo che è uno di quei punti che devono seguire alla seduta di oggi. La proposta della maggioranza si aggiunge al progetto del PD che chiede di istituire un osservatorio sui conti correnti delle imprese, l'istituzione di un fondo per le vittime dell'usura e corsi di educazione civica a scuola. La Lombardia non è che sta con le mani in mano e non intende nemmeno diventare una terra di conquista. La mafia senza politica non esisterebbe, sarebbe una banda armata di guappi scatenata sul territorio, e quindi vuol dire che sicuramente dei funzionari pubblici o degli uomini della politica hanno lasciato aperta una porta. Il nostro problema non è decidere le colpe di questo o quel caso, il nostro problema è riuscire a fare una sintesi che possa fare in modo che ci siano delle regole chiare e che possano, almeno se non impedire, rendere molto più difficile tutto questo. Torniamo